Siamo nel centro di riabilitazione Unbroken di Leopoli, fiore all'occhiello della sanità pubblica ucraina, specchio del momento drammatico che sta attraversando il paese. Il centro Unbroken ha iniziato a lavorare dall'aprile dello scorso anno e finora ha curato oltre 16.000 pazienti con amputazione agli arti. Sono militari feriti gravemente al fronte, ma anche civili colpiti dai massicci attacchi missilistici russi. I disabili che fanno riabilitazione in questo centro sono tutti giovanissimi e hanno alle spalle esperienze traumatiche fatte di esplosioni, mine, sparatorie. Più la guerra va avanti e più la società ucraina dovrà fare i conti con la disabilità. Il ritorno alla normalità per milioni di ucraini sarà una nuova vita fatta di protesi, invalidità, di continua fisioterapia. Porteremo addosso i segni dell'aggressione russa, di questa orribile guerra, per anni. I nostri pazienti hanno un'età media dai 20 ai 50 anni. Devono imparare a vivere senza l'uso delle braccia e delle gambe. È difficile, soprattutto perché è causato da un'ingiustizia che stiamo subendo, ma dobbiamo guardare avanti, non possiamo piangerci addosso. Jana è una donna forte, è un'insegnante appassionata del suo lavoro. Un anno fa un missile è piombato sulla sua casa mentre dormiva. Ricorda solo un boato enorme. Vengo dal Donbass, dalla città di Avdiivka. Quando sono arrivata in ospedale hanno dovuto amputarmi immediatamente la gamba destra. È accaduto un anno fa. Da 6 settimane ho iniziato a lavorare sodo perché tra breve arriverà la protesi e potrò di nuovo riprendere a camminare. Quando giravo per strada all'inizio mi sentivo fuori luogo. Adesso invece mi rendo conto che tantissime persone sono nella mia stessa condizione e hanno la mia stessa storia. Questa purtroppo è l'Ucraina di oggi.